Allora, no, non dovevo fare cattura gioco. Ma cattura finestra. No, lagga comunque. Madonna, sto gioco. Niente, sto gioco sembrerà sempre che lagga, è inutile. Sì, adesso ora te ricordare il gameplay di sto gioco. Ah, ora le trappole funzionano. Mi si è rotto l'occhio a caso? Quante cazzo ce ne sono? Sa che sto gioco è diventato psicopatico all'improvviso. Non era così difficile ieri. Che cazzo succede? Mi ha attaccato 15 volte. Trova la lasagna del tuo corpo. Ma perché c'è sempre l'occhio rotto? Quante trappole ci sono? Ma non funzionavano nemmeno ieri le trappole! Basta tu! Miracolo, un flacone. E non ho neanche il gessetto per segnare la porta.
Bastarda. Dentro qua almeno salva la partita. Ma di nuovo mi ha tolto la batteria che si rigenera. Vuole dei pugni in faccia, vuole, cazzo. Ma come non hai batterie? Rampage, grazie per il follow. Lurcare fa bene, ti fa scegliere con... con più attenzione se followare o meno, immagino. Devo essere un pazzo. Devo essere con Boni. Ok, va messo qui. Gessa tutto. Uccidi quella stronza. Aia. Gredi Pacino. Che patato, Pacino. Si vede più un cazzo. Non trovo altri filmati. Vabbè, l'importante è che non ci siano più i manichini che invertono i controlli. Ok, li abbiamo tutti. Come non ho abbastanza ricordi? Ma what? Ma ne ho tre! Cazzo! Aia! Devo prima metterli nel macchinario! Salva più? Cazzo. Nel momento più sbagliato. Cioè adesso guardandomi, soltanto guardandomi mi rompe gli occhi.
No, devo passare. Ma cazzo. Ok, questo però è quello lento. No, peccato, era un pochino imbecille il gioco. Cristo! Sì, ma non vale che mi spona in faccia. No, ne manca uno, maledizione. Che succede? Che è quel glitch orribile? Sta glitchando il gioco, mi sa. Eh sì. Non credo sia voluto sto effetto. E l'ho fatta! Pugnale al cadavere. Che devo fare? Non credo di star capendo. Aia, aia, Gesù. Era di qua, vero?
Eccolo qua. E che devo fare? Gioca al gioco di lei. Peccato che il gioco di lei non ha senso. Non si capisce un cazzo. Ma è sparito. No! Ah, ma è qua. Ok, il 3 è l'uscita. Buono, buono. Male, male. Piano, piano. Buono, buono. Ne dovevo trovare solo uno, quindi. Ho beccato quello giusto, ho pugnalato quello giusto. È già finito, mi dice di prendere il passepartout. Piano, piano. Buono, buono. Non danno più flaconi comunque, spariti proprio. Cazzo. Che è? Perché? C'è la perk che mi fa spawnare anche i flaconi. Tieni un flacone ogni 30 secondi. C'è. Rinuncio a svanire, vai. Serve un cazzo, tanto. No! Ma si è duplicata? Ma che cazzo? No, devo andare di là. Aia, Madonna. Perché in effetti lei chiede: sono qua o sono là? Che vuol dire? Vuol dire che non è lei? Una è finta? Dammi il secondo flacone, Gesù. Grazie. Ok. Il copione, allora. Allora, dove potesse essere andato, iniziai a rendermi conto. Non avevo idea di dove potesse essere andato. Ok. Se n'era andato molto prima che arrivassi. L'uomo responsabile della morte di mio marito era fuggito.
Drin drin drin, il telefono vibrava, il suono familiare mi facesse gelare il sangue nelle vene, ma dovevo rispondere. Mamma, disse Emily con voce tremante. No, qua non c'è la maiuscola. Pronto, ci fanno le pausa. Puoi sentire i respiri dall'altra parte del ricevitore. Questa come fa? Cioè, è completamente slegata. Mamma, disse Emily con voce tremante. Capì che aveva pianto. Emily, dove sei? Trattenne un singhiozzo prima di rispondere. Mamma, sono a casa. Sentite i rumori. Emily, sei ancora lì? Urlai. Non la vedrai mai più, mi disse un uomo, sghignazzando. Poi buttò giù. Sapevo cosa dovevo fare. Dai, così. Bam! La cosa più bella del gioco, il copione, comunque, è davvero. Strange, isn't it? To be on the other side of all this. To see through the eyes of the victim. To feel the knife at your throat. Non mi cambi di nuovo le abilità, For once. stronzetto. I never really had much in my life. Everything was stripped away. All I have left is her. Ok. Ora iniziano i cazzi. Ma non mi sta dando più flaconi o sbaglio? Il glitch. Aia, che cazzo è stato? Flacone. Me. Me. Cazzo. Mi picchia. Mi picchia. E riparati, cazzo! Dai, first try, davvero? Che goduria. Allora, non c'è pornografia, mi pare, in sti video. Peccato. Ma qui dicono robe orribili a una donna. Qui una donna dice robe orribili ad un uomo. Qui una donna parla da sola. Questi non fanno cose orribili. Sono tutti scollegati sti video. Ma non ha senso un cazzo, buttali a caso e via. Mi fa cacare sta roba davvero. Qual è che manca?
Va bene. Four down. You're almost there. I know this is difficult for you, but let's begin. How old is your daughter? Not old enough to understand how the world works. The world is a danger. Basta con la lore, tanto non abbiamo capito un cazzo. They're pretty much your second home because of your travels. However, staying in a hotel is much different than staying at a Questi stanno facendo cose zozz. Let's try to see what you think the differences are. Allora, questa è la stanza che dobbiamo tornare dopo, quindi è meglio segnarla. Porca troia. Sono durette quelle nuove, eh? Cazzo, abbiamo già tre filmati però, GG. Quanti ce ne vorranno, sei? Porca puttana. No. Ah, era finto. Oh cazzo, sta correndo. Che cazzo si corre? Ma... Oh Gesù, adesso corre. È più veloce di me pure. Boh, abbiamo perso tutto. A quanto pare per lui la filmografia è uguale porno, soft porno. Ma dovrei essere morto all'incirca da queste parti. Un po' di esplicito sta diventando, eh? O si sta veramente controllando? Così veloce sta. Ah beh, giusto, ora corre.
No, madonna ragazzi, quante volte vi devo insegnare che se c'è la categoria su Steam il gioco è safe? Tranquilli, ogni volta che vedete una scena pornografica e ti bannano il canale, se c'è la categoria ragazzi vuol dire che Twitch l'ha accettato. Mamma mia, le paranoie ogni volta. Figa, io quando ho streamato Conan Exile, ragazzi, ho streamato con la donna completamente nuda per tutto il cazzo di gameplay. Ho fatto delle inquadrature alla patata, ragazzi, che non avete idea. Nessuno mi ha mai detto un cazzo, tranquilli. Ciao, Kaguya. Mi ha tolto di nuovo una perk, vero, questo maledetto stronzo? Quale mi ha tolto? Sempre quella della batteria. Vabbè, ma allora è glitchata quella della batteria. Non vedo altre spiegazioni. Mentre il recupero dell'energia. Questo dai. Ok, dovremmo essere a 2. Merda. Non ho mai ritrovato il mio corpo, eh.
2. Dai, se mi lascia stare andiamo subito dentro. Un po' monotono, Kaguya. Oh no, è Ciro. Devi fare cose. Sono una specie di dungeon randomici ogni volta. Devi creare film, formulare copioni, robe strane. È molto strano come gioco. Però onestamente non è neanche granché, eh. Allora, che i miei occhietti metto in ordine un grande obelisco, una pattinatrice blu, uno ski lift, Chinatown. Che cazzo vuol dire? Allora, un grande obelisco. Questo è l'obelisco. Una pattinatrice blu. È il Titanic. No. No, ma è sbagliato anche questo. Ok. Quindi quello è il grande... Ah, il grande obelisco, eccolo qua. Ok, ok, ok. Pattinatrice blu è la nave, no? Ma dove cazzo la vede la pattinatrice blu? No, non è in questa stanza. Oh mio Dio. No, non può aver fatto una roba così matta. Puttana tutto. Muro finto. Pattinatrice blu? No. Ciao girl, che gioco è? È un indie horror molto strano. Dove devi fare delle cose in un giusto preciso ordine per 7 volte consecutive, a quanto pare. Tranne questi minigiochi cambiano sempre. E diventano sempre più difficili. Mannaggia a loro. Eccola. Ok, abbiamo la pattinatrice blu. Oh, ma fai sparire sto cazzo di muro. Aia, si è glitchato l'audio sulle mie cuffie.
Era da un po' che non lo faceva. Ah, posto? Sentite tutto? Sì. Uff, fortuna non avevo il volume a 100, se no ero stordito. Mi ricordo mica cos'era il 3. Uno ski lift. Non abbiamo visto ski lift. Eccolo. Ok. Sì, esplode. Esplode proprio il volume. È una roba atroce quando succede. Sbam, quello era il 4. Nemmeno lo ricordo. Ah, Chinatown era il 4. Mi ha chiuso. Ho paura, non vedo un cazzo. No, non t'azzardare a uccidermi adesso, eh. Dove ero morto prima? Zgnaum. Buona. Adesso l'uscita. Non sono riuscito a taggarla prima, no, non avevo il gessetto. Ah, questa è l'entrata che ci serve dopo, quindi tagghiamola. Quindi a rigor di logica l'uscita sta totalmente dall'altra parte. Sì, che per fortuna non si sente in live quando mi esplodono le cuffie, se no morireste tutti, ragazzi, davvero. Tocca pagarlo Torino a tutti dopo. Provata. Il copione, il copione. Allora, Alice si trovava lì. Gravemente ferita e priva di sensi. Gli investigatori non riuscirono a determinare se la bambina fosse stata uccisa da Alice o Gray. Era chiaro che Emily era stata uccisa da uno degli adulti. Ma poi se... Steven mi guardò per un attimo, poi continuò. Steven si è allontanato dal letto e mi accorsi di essere legata. Dobbiamo continuare a provare nella prossima sessione. Scopriremo qualcosa di più. Dimmi, Alice, nella tua mente dove hai sepolto tua nipote? Perché è tua figlia? Ma anche questa. Forse nella prossima sessione scopriremo qualcosa di più. Forse perché tua sorella è morta. Quando è morta, la tua nipotina è rimasta nelle mani di un alcolista. No, queste frasi non le ho messe io, ma sono già posizionate bene.
Non è colpa del cappellino. Il cappellino mi salva dal sentir male alle orecchie, perché queste cuffie hanno sempre fatto male, cazzo. Non sono mai state comode queste cuffie, mai. Hey, young lady, where do you think you're going? You can play later. Sit down and finish your vegetables. I spent the whole afternoon making this meal. I guess your father isn't coming home again, is he? Però adesso l'ho taggato, so dove devo andare. E zgnam. Madonna. Devastata qui. Let's see how you did. Ma non ho visto porno nemmeno stavolta, sono un po' deluso. Cazzo succede? Ma questo è lo stesso tizio. Non ha senso, è tutto troppo tagliato, ma vaffanculo, io neanche mi ci metto a creare qualcosa che abbia senso, basta, vai avanti. Sì, sono scomode, cioè sono ottime come cuffie, perché solo con ste cuffie riesco a sentir così bene. È proprio diverso l'audio, lo percepisco, di solito non mi accorgo di ste cagate. Almeno il tuo inventario di gessetti più uno, sì, ma mi devi dare i gessetti, sennò come lo riempio? Capitolo 5, fine. Quanti sono? 7? Last one, and then you're free. Last one, ha detto, ok. You couldn't see it. You really think I wouldn't know my own daughter? Please, come back to reality. No one will ever trust me again. How can you believe that you know me so well? No, guarda, io la loro non la capisco. Va bene, non la capisco. Allora, in ogni zona praticamente devo trovare i film per sbloccare la stanza degli oggetti smarriti. Poi nella stanza degli oggetti smarriti c'è il minigioco. Dopo il minigioco c'è la fuga e basta. Fine capitolo, avanti il prossimo. I nemici sono sempre quelli. Sono dei manichini, ogni tanto li cambia. Sono con varie skin, varie abilità, ma sono sempre manichini. E basta, è tutto così il gioco. Cioè, avesse messo almeno più varietà di nemici, sarebbero stati carini sti dungeon, ma così no. Mi volete morto voi, eh? Io vi ammazzo prima. Che cazzo è stato? Ma è mimetica? Vabbè, un filmato lo abbiamo. Abbiamo 11 slot per i gessetti, ma 0 gessetti. Era bimba?
Dammi distante. Bisogna un... Boh. Siamo a due. Ma sviluppalo pure. Che cazzo devi fare quel rumore ogni volta? Sette ne vuole. Ah, chi è? Via. E che cazzo. Avete rotto le balle tutti quanti. Boh. Perché c'è sto audio? Non c'è un cazzo ogni volta. Non mi fa passare da lì. Quanta cazzo... Vabbè, alla fine sono passato. We don't have much time. The show's about to begin. I don't want to miss a single second. Come on, we have front row seats. Basta! Ma questa sono io. Niente. Boh, i filmati li ho tutti, devo solo svilupparli. No, che sfiga. Vabbè, cerchiamone un altro. Se no andiamo a fare checkpoint qua. Almeno se muoio abbiamo già i filmati. No, non è vero, posso svilupparli e andare nella stanza safe, è vero. Ciao Shobis. Calma, eh. Bam. Non ne ho. Che Duval, però.
Che culo che è spawnata sta stanza qui vicino, davvero. L'ultimo. Salvataggio. E che corre. Boh. Salvataggio, voilà, almeno se moriamo abbiamo tutti i filmati. Questa è la stanza dell'inizio, quindi lasciamo il segnetto come prima. Dove cazzo è la stanza? Eccolo. Veloce. GG. Minigioco. Che ora è, Mr. Wolf? Che vuol dire? Eh? Allora, tizia, posa sexy che guarda a sinistra, abito bianco, ditino sulle labbra, capelli... Che cazzo di capelli aveva quella? Ah! Viale del tramonto, la fiamma del peccato, la lezione di Ivy. Io che cazzo ne so di che film corrispondono loro? Allora, la lezione di Ivy, 14/8, Rebecca, la prima moglie, il grande caldo. Non sto capendo. Questa è Ivy, forse? Ci assomiglia? No, questa? Sono un cazzo io.
Non capisco. Questo davvero non lo capisco. Aspetta, lei è Catherine. Sì. Lei è Catherine. Direi proprio che è lei, sì. Devo trovare un film, il film con Catherine, vedere a che ora inizia. Bacia una pistola, la fiamma del peccato, angoscia la notte di Vesper. L'atto di Catherine alle 5. Sarà che sia così. Fino ad ora ci ho azzeccato con sti giochini. La Vergine ci ha detto: uomo bianco, tu vivrai la notte di Dahlia. Niente, mi ha chiuso il muro. Oh, quelle cazzo di Ash. Signorina si calmi, eh. Abbiamo avuto il diritto di uccidere. Non trovo più la stanza. La devo assolutamente segnare col gessetto, perché sennò diventiamo matti. Ma devo anche prima trovare un gessetto. Sono rari, sì. Basta chiudermi sempre qua, bastarda, apri! Apri! Impassibile in mezzo alle asce, lei. Ok. Catherine è questa qua. È una. Questa è Vespers. Vespers Night. Direi che è lei, sì. Ora devo trovare un titolo del film che c'entra con Vesper. Però se non ho capito male, lei dovrebbe essere alle 8, eh? Vediamo se poi ho ragione. E dovrebbe essere Dahlia, credo. Mi sembra lei. L'abito nero così. Sì, è lei, Ivy. Quindi Ivy è alle 8.
Ora devo trovare qualcosa che c'entra con Vesper. La notte di Vesper. Alle 2. E l'altra lo possiamo fare a caso. Ok. E lei la facciamo a caso finché non esce? Mamma mia! Così si fanno gli enigmi a casa Liquidino. Ora provo a vedere di dove sia l'uscita, ma immagino... Oh no, forse l'avevo taggata, era quella... No, quella era l'entrata, quindi l'uscita dalla parte opposta. Eccola. Ok, copione. Allora, dare la mia primogenita in adozione era l'unica opzione. Suo padre era violento e disoccupato, il nostro matrimonio era ai pezzi, non potevamo offrire stabilità. Lei non fu l'unica cosa che lasciò in quell'ospedale, ma neanche il gelo... ...della nostra casa? Mai sento il calore del mio braccio, ma neanche il gelo della nostra casa. Credo di sì. Allora, Emily e lei compivano gli anni nello stesso periodo, così mi tenni occupato nella relazione della festa. Non tornò mai più a casa, la sua macchina fu trovata abbandonata in una strada di campagna. Il suo letto era vuoto, c'era soltanto un biglietto sulla finestra aperta scritto a mano con cura. Dissi delicatamente sollevando le mani mentre mi avvicinavo a lei. Scattò di nuovo. Sbam. Ora la fuga. Easy. Our time is up. Io neanche li guardo. Guarda, non mi interessa.
Oh no, è morta Ivy. Niente, gessetti di uno. Ancora, vuol dire che abbiamo fatto cacare. Sarà finito il gioco? It consumed you, corrupted your world, but you did end up finding yourself, didn't you? From the pieces you scavenged and chose to become. Let's take a stroll down memory lane. Do you know any good stories? I'm afraid I don't. Well, what if I teach you how to tell a good story? And then maybe you can tell me one? Figa, comincia con raccontarla meglio in questo gioco. Every story consists of three parts. The first part is the introduction. It's when you meet the main character for the very first time. We get to see their day-to-day life before anything happens. But of course, something does. Something always happens, or there would be no story. That is when we reach the second part, the middle. Our character encounters change. We could lose someone close to them, or journey to new places. They will meet characters that will sway them like a pendulum. How our character handles this will dictate the final part. The part where our character embraces all these changes, or fights to stay the same. This is the part we like to call the end. No matter how many times we go down this road, you can't change the past. But you can change how you remember it. Really, all a matter of perspective, isn't it? Le uccise tutte tranne una, fammi capire. And you shouldn't still be alive. Capitolo 7. This isn't right. You're hiding something, or you would have been set free. Quindi? Un altro? Well, I'm going to find out soon enough. Ok. Oh mio Dio. Ok.
sono immortali? Ma ci sono donne ovunque, donne, insomma. Gioco? Ma dappertutto, eh. Vuole rendere più complicato così, ci sta riuscendo. Signorina. Complimenti. Questa stava per attaccarmi. Levati. Sì, col cazzo che aspetto qui 45 secondi. Otto ne devo fare, oh Gesù. Ma è nuda anche la signorina che mi deve uccidere. Mi piace. No, no, non lo fare mai più. Ok, questo sarà l'uscita dopo. Non ha mostrato nessun filmato? Eccola qui. Aia, 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 tua mamma maledetta. Ok, mancano 5. Signorine, vi prego, già siete immortali e non va bene. Se mettete tutte davanti alla porta... Siamo sicuri siano immortali? Sì. Ma quello blu non c'è, ci sono solo cosi gialli. Ci mettono una vita i gialli a ricaricarsi. Dai, levatevi. Ok, questa è l'uscita per dopo. Ricordiamoci il numero 2. L'1 è l'entrata, il 2 è l'uscita e la 3, appena la ritroviamo, la stanza dove mettere i film. Ok, manca solo un film da trovare e 4 da sviluppare. Boh. 4 da sviluppare, 4 da sviluppare. Thank you.
Oddio, si esauriscono. No, signorina! Signorina, si copre, la vedono tutti! Manca uno da sviluppare, poi dobbiamo ritrovare la porta. No, cazzo. Andiamo qui a salvare. Ok, sì, ne devo sviluppare un altro così, ma va bene. Tanto ci metto 2 secondi, vedi, è già qui. Si è rotto e non mi ha ridato il filmato. Ok, non va bene. Ok. Va solo ritrovata la stanza ora. Che ho trovato una volta, eccola qui. Taggala, taggala. Ok. Giochiamo a nascondino? Non c'è l'indizio? Ma è lei che devo trovare? Queste pezze potrebbero trollare, eh? La butto lì. Trovata! Credo. Ottieni il passepartout, sì, era lei. Via, 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 via. Gancia. Ora devo andare verso il 2, vero? O l'uno? No, verso l'uno? No, verso il due. Il copione.
Allora. Questa le lascio per ultimo. Come tutti in quel mondo, giorno dopo giorno venivo più trascurata. Dopo diventare un circolo infinito. Immediatamente continuarono nella mia adolescenza. E non smisero nemmeno a 50 anni. Era un punto di svolta. Regrediva nuovamente. Sì. No, forse questo è sbagliato. Era un guscio vuoto. Era un guscio vuoto, non riusciva a guardarmi negli occhi. Non poteva aiutare qualcuno che non voleva aiuto. Ci vollero anni per farmelo accettare. Ogni volta che ci avvicinammo a un punto di svolta, regrediva nuovamente. Si trasformava. Non riusciva a essere preso emotivo le responsabilità derivanti dall'accettazione. E quindi queste sono così. Voilà. Sbam. Smaschera lei. You treated me like some fucked up doll that you can play with and dress up because you couldn't forgive yourself. Well, open your eyes, mother. Am I really the same daughter you once knew? Is this what you really wanted for me? Non è cambiata, è rimasta uguale. So that's what you've been hiding. The child whispering in your ear is something you created in this nightmare. She's what tethers you here. Run, and don't look back. Minchia, così distante che non ce l'ho fatto manco con la corsa infinita. Incredibile. I've never seen you make it this far. Cosa che brucia. Donna in bicicletta. Queste sono collegate, incredibile. Anche questa. Allora, facciamo che inizia tutto con un bellissimo fiore. La bambina che regge la bandiera americana, e poi la bimba saluta, e poi la bimba va dalla madre, e poi brucia casa. Ecco il mio film. Notte, Clovis. Emily è stato tagliato. RIP Emily. Fornisce 150 esp, 150 esp. Capitolo 8.
Una delle nostre protagoniste è stata accusata di violenza su minore. Deve esserci un errore. Stavano solo recitando. Chiarirò la situazione. Ok. Non riesco a muovermi. Sei buggato? Sei buggato? Donna Gesù. Ok. Buoni che cambia tutto. You're in control now. Use the sensor to point you. Kill the roles. Kill their Emilys. And you'll find yourself. Shall we begin? Devo farla morire? Come faccio a farla morire? Someone who tried to reach their real daughter lost in a world of deceit. Boh, credo sia il videogioco in cui in assoluto ho capito meno di un cazzo, ragazzi. Mai capito così tanto un cazzo in un videogioco, ragazzi. Quello sì, Ciro, infatti quello è un bene. Bei culi anche, eh. Sì, fammi vedere dov'è la tipa. Cosa parli? Era Dahlia, sì. Vesper. Self-suffocation, this is for her daughter. Now, gone.
Che figa. Madonna. Quindi io sto ammazzando quelle che stanno cercando di ammazzare me. Dove è andata, maledetta? L'ho vista. Now gone. Ha tutto molto stile, ragazzi, ma io continuo a non capire un cazzo. E sono quasi triste di ciò. Peccato che sono dalla parte opposta completamente, oh cazzo. Home sweet home. Accendimento sbloccato. After she died. She didn't leave. Days turned to weeks, and her grip tightened. Every time you saw Emily, she stayed longer. The edges of reality began to blur in her wake. How could you possibly discipline the child you lost? We built this world together. The people, the architecture, the roles. Vabbè, devo dire che sti capitoli in più hanno fatto comunque, eh. Then this nurse came and ruined it all. And your mother. Then act like one. When was the last time you were home for more than a few hours? Cioè, ognuna di queste donne ha avuto una figlia con cui ha avuto dei problemi. Io sto capendo questo. I was just trying to protect you. E questa è la nostra. Stressful, honey. Sometimes it just isn't fair. Why isn't it fair? It's something you don't need to worry about until later when you get older. Then we can talk about it. How long ago was the last time you saw me? You know it's sad when your mother sees other people more than her own daughter. These people are my friends, and they paid for everything we have. And I'm sure they were just friends. But we're a family. We're meant to look out for each other, not tear each other down. Before you go, Rose came by with some of your medication. She told me to give it to you. Did you just throw a plate at me? I'm sorry, I've been dealing with so much lately. What kind of pressure could you feel? Are you back on your meds? No, and I don't need them. Every time I take them, I'm not myself. There's this picture I want you to see. I promised one day I was going to take you with me. You haven't asked me to do that for years. What makes this picture so special? The picture is about us. Is this why you weren't around? No, it wasn't me that wasn't around. I've seen that look before. I think we both know what's going on. Mom, welcome back home. I've been waiting for so long. Damn. Again? How long this time? Won't be long. I promise I'll be back. Some left you a gift. Don't you want to see what's inside? I always get gifts. You know what? You take it. I think you deserve it more than me. I don't even know what it is. Well, be sure to tell me whenever I get back. I'm sure it'll be a huge surprise. You can show her the story of her life 1,000 times. She won't let you go. This child is the ghost of your guilt. I'm sorry that you couldn't forgive yourself.
is Rose calling from St. Marie. I was just checking up to see how you and your daughter are doing after the incident. It's good you both made it out. Someone could have been seriously injured, or worse. Anyways, I just wanted to congratulate you on your premiere and wish you luck on future films. Bye for now. My name is Ivy, and this is my story. How it starts, and how it ends. You didn't get the role, but you were able to do something else. For better or worse, you survived. It's been a while since you were out, but I'm fairly certain you can do this. This is your story, and you should embrace it. We're almost at the premiere. I know it's not easy for you, but you need to face what you couldn't, and show the world who you really are. Good luck. No, non ci ho capito un cazzo, ragazzi, veramente. Do you know any good stories? I'm afraid I don't. Well, what if I teach you how to tell a good story? And then maybe you can tell me one? Okay. Oh no, sono i miei film. Sempre succede qualcosa. Missing footage. That is when we reach the second part. The middle. Our character encounters change. We could lose someone close to them. Our journey to new places. We will meet characters that swing like a pendulum. How our character handles this will dictate the final part. The part where a character embraces all these changes, or fights to stay the same. This is the part we like to call.
No, dai, volevo che finisse con la casa che brucia. No, la parte finale era la più bella. I wasn't honest with you in the beginning. Rose wasn't trying to keep both of us here. Just me. She wanted to make me live in these nightmares and take you away. But you escaped. This is our home again. We're safe. We can stay and be together. No one will ever hurt us again. Forever young. If you want to stay, I can't make you let go. You've made your own truth. I guess the greatest actresses truly become the roles they play. I hope you enjoy your many lives with Emily. I'll do what I can for the daughter you left behind. End recording. Sì, Gino, è tutto così profondo, ma io non continuo a non capire un cazzo. Non ho capito un cazzo! Ma io neanche volendo riuscirei a capirlo, anche rigiocandolo. No, Draconis, era il mio film quello, l'ho fatto io. Ma mancava la parte più bella. Non rido niente. Ora lo recensite bene. Un giorno uscirà la versione Director's Cut, la versione senza tagli, integrale, con la bambina che dà fuoco alla casa. È uno dei giochi più mal votati su Steam, questo, eh. Perché nessuno ci ha capito un cazzo, ma tutti hanno odiato il gameplay più che altro, eh. A me il gameplay non dispiaceva, ma non ha varietà. Cioè, porca troia, per i primi 6 capitoli fai sempre la stessa roba. E quelli sono tutti film, immagino. Tutti i film da cui erano tratte quelle clip. Tutti i film degli anni 30, anni 40, anni 50. Eh sì, per forza sul copyright. Guarda che dopo tutto quel tempo lì il copyright cade comunque. Adesso cambierai anche la musica del basement? No. Sarà sempre... Sì, ma è finita prima la musica degli editori di coda. Non si fa così. 1960 Bondage Fetish. The Woman in the Window. Entrambi Draconis. Allora, questi siamo noi. Una detective dal passato oscuro, investigando, scopre le cause della sua amnesia. Mary vede la posizione di tutti. Vabbè. Produttore di una cinematica prestigiosa, tormentato dalle proprie azioni. Alice, la casalinga che vive in una vita incompresa. La psicoterapia l'ha scombussolata.
Ivy, questa sarebbe nostra figlia, in teoria. Un'insegnante la cui figlia è stata aggredita da una forza invisibile. Il suo medico le svela segreti oscuri. Catherine, un'attrice che cerca di tenere insieme i pezzi del suo matrimonio. Con l'arrivo del Natale spera di poter riunire la sua famiglia. Dahlia, una femme fatale immischiata in un gioco pericoloso per proteggere la figlia dai sanguinari creditori del suo defunto marito. Evelyn, una donna che ha rinunciato alla sua primogenita per proteggerla da un futuro senza speranza. Anni dopo, felicemente svelata, vede la sua vita cambiare il giorno della nascita della sua secondogenita. Sì, ognuno di queste qua aveva avuto casini con la propria figlia, insomma. Un'infermiera che tiene sotto controllo le emozioni dei pazienti, inietta a loro dei sieri che producono effetti collaterali non convenzionali. Vesper, una escort che lavora nella malavita per mantenere la figlia. Dopo un appuntamento ad autoscorto, la sua vita ha preso una brutta piega. Una tira registrata in un ruolo offerto da Hollywood sin dall'età d'oro, vive i suoi ultimi anni affrontando la sua mortalità. Un'aspirante attrice che spera di fare carriera a Hollywood, il lato oscuro della fama l'aspetta. Un terapista nelle maniere poco ortodosse. La deputazione rischia di comparsi alcuni pazienti. Conosciuto come il fabbricante dell'albero, riproduce persone care sotto forma di amore per aiutare la gente a gestire il lutto. Manichino vivente, nasconde la sua mancanza di tratti umani. Boh, io non saprei dire se questo gioco è stato bello o brutto. È stato strano, è stato incomprensibile. Il gameplay era monotono, ma con alcune idee buone. Non lo so.